Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video. Aggiornamento, dai. Uscita. Settimana scorsa. Partiamo alla grande. Abbiamo partecipato a un evento MD. Oddio, ho partecipato a un evento MD. A una streaming. Telematico. A MD, dove venivano presentate due nuove schede per il Full HD. E chi di voi, come me e come noi, non sta capendo più un cazzo della lineup economica delle GPU in questo momento, alzi la mano, perché secondo me in questo momento c'è un bel po' di bordello. Allora, partiamo però per ordine, perché oggi è il giorno della RX 5500 e della 5500M, che a noi frega relativamente. Però anche quella secondo me è molto interessante. Assolutamente. Si parla di soluzioni, come detto, dedicate al Full HD. Io mi fermo qui. Allora, molti hanno storto il naso, semplicemente perché AMD il Full HD ce l'ha già coperto. Per cui non si sentiva questa esigenza, si sentiva un'esigenza più sul livello alto, che però non è arrivata e non sembra prevista per quest'anno, prima della generazione di navi con ray tracing dell'anno prossimo. Si parla di una scheda che, almeno a detta di AMD, perché ovviamente al momento possiamo solo fare riferimento a quello che ci è stato detto da AMD, non abbiamo la scheda. Sì, nessuno ha ancora la scheda, nessuno l'ha ancora provata. Zero, quindi i test che abbiamo sotto mano sono quelli che sono stati mostrati da AMD. Al confronto, tra l'altro, con schede di generazioni passate come la RX 480 e, per la controparte, Nvidia una 1650, se esatto, non sbaglio, che non ha completamente senso. Volevamo confrontarle con la 1660 e rispettiva TI, con la 580 e la 590. Soprattutto non sappiamo il prezzo, per cui ovviamente i dati che abbiamo a disposizione per dare un giudizio non sono completi. Infatti non è un giudizio quello che diamo. Quello che sappiamo è che per AMD i giochi pesanti, quindi quello che potrà essere Red Dead Redemption 2 che uscirà il mese prossimo, altri saranno a 60 fps in Full HD, quindi sarà sui 60, mentre per i giochi, come li chiamano loro, competitivi, gli FPS, si riesce ad arrivare tranquillamente a 90 fps con Gears 5 92, Fortnite e altri sopra addirittura 90, quindi godersi il gaming in Full HD in maniera molto economica. Si tratta non dell'architettura passata chiaramente, ma di una scheda comunque con architettura RDNA fatta a 7 nanometri, RDNA 14 con 22 compute units, quindi 1408 stream in processor, insomma tutto a memoria, ragazzi. Tutto il foglio, le frequenze arrivano in busta oltre 1800 MHz. Che cazzo, questa cazzata lo è 1400 la M. Codice ragione. E vedremo questa scheda nella versione quella desktop in due vari tagli da 8 e da 4 giga GDDR6, mentre la versione mobile, la versione M, la vedremo solo da 4. Queste sono le specifiche generali della scheda. Quindi può essere interessante, sì. Vogliamo dire le specifiche anche per i consolari? Arriva a 5.2 teraflops e 4.6 la versione M. Che anche lì vale quello che vale, perché AMD, ad esempio, rispetto a Nvidia, ha sempre avuto più teraflops, però le prestazioni non sempre sono state a favore di AMD ultimamente, anzi più direi non sempre, quasi mai. Dettagli. Però al di là di queste cavolate, tipo le calcoli in virgola mobile, andare a vedere questa scheda a livello di posizionamento del mercato sarà veramente interessante, perché innanzitutto capire che fine fanno le Polaris, se vanno pensionate, vanno in end of life da adesso. E soprattutto è interessante anche il bundle. Esatto, perché in questa fascia di prezzo soprattutto può essere, diciamo, una chiave di lettura interessante per l'acquisto, visto che si parla comunque di AAA, quelli che vengono, esatto, dati in bundle. E si parla di Ghost Recon Breakpoint e Borderlands 3, quindi giochi usciti nelle ultime 3 settimane, neanche, infatti, nell'ultimo mese, quindi super giochi nuovi. Tra l'altro c'è un'incognita che ancora non siamo riusciti a capire se c'è o meno, perché su alcune schede è presente in bundle, su altre no, non si capisce ancora, quindi non sappiamo se sarà compresa anche con questa 5500, però ci sono 3 mesi di Game Pass su PC. Che buttali via! Ragazzi, 200 euro di scheda, io ipotizzo sia sui 200 euro, perché di più non so se avrebbe senso. 200 euro di scheda con un gioco AAA di neanche un mese e 3 mesi di Game Pass con quello che c'è su, sinceramente inizia a diventare veramente interessante come proposta, per cui è tutto da vedere quello che sarà a prezzo e soprattutto averla sotto mano e verificare le prestazioni. In ambito portatili la 5500M è interessante, in quanto sulla fascia, diciamo, medio-bassa di portatili, quindi dai 1000 euro in giù, siamo abituati a soluzioni o con grafica integrata, quindi tendenzialmente
Intel o con grafiche becere, brutte. Tipo MX 150 o 250, che 250 non l'ho ancora vista. Esatto. Comunque, se c'è un portatile sui 1000, 1100, 1200, 900 che monterà, come si prospetta, questo tipo di scheda grafica, beh ragazzi, niente male sinceramente. Ci rispetto sta. A portatili comunque con su Nvidia, che sono ottimi per amor di Dio, ma tipo il nuovo Razer Blade Stealth, 1700 euro, cioè un ultrabook, oggettivamente sotto i 1500 la scheda grafica indicata può essere che si vede di rado. Il punto è che questo video avrà comunque bisogno di un completamento futuro, perché non vi sappiamo dire il prezzo, non vi sappiamo dire il posizionamento di mercato, quindi non vi sappiamo dire se le Polaris rimarranno in commercio o se questa sarà una vera e propria sostituzione di quelle tre schede a cui siamo abituati negli ultimi anni. Ci sono troppe incognite, troppo importanti. Esatto, l'uscita è per il Q4 2019, quindi che adesso, quindi potrebbe essere domani, potrebbe esatto. essere il 31 dicembre. Esatto, per cui anche qui quello che vi possiamo dire è, se siete, diciamo, state per acquistare una scheda video di questo tipo RX, magari un attimino di pazienza, perché secondo me non dovrebbe uscire entro la fine di ottobre, secondo me. Soprattutto se non avete fretta anche per quanto riguarda i videogiochi, perché appunto i esatto. bundle sono interessanti, quindi magari aspettare uno o due mesi, speriamo di no. No, un due mesi no, però un mesetto, due settimane magari sì, anche perché la Casa Verde sicuramente risponde, perché stiamo andando ormai da scheda in scheda. Infatti c'è la battaglia. C'è la battaglia mesi. E qua è la battaglia dei poveri, chiamiamola pure così. Esatto. Un punto importante solo per me è che molto probabilmente non ci saranno reference. Meno male, perché la monoventola che si vede in giro, meno male. Per cui ci saranno le custom normalmente. Saranno piccole. Altra cosa interessante, ma probabilmente non sarà così, perché durante la conferenza ci hanno detto il TDP ed era di 150. Se non sbaglio, è capire se questa sarà una scheda che potrà magari... No, sicuramente consumerà meno delle... Sicuramente consumerà meno, è già stato detto che rispetto alla 480 consuma fino al 30% in meno, però vorremmo capire anche se magari può essere papabile la non alimentazione, quindi solo tramite PCIe. Dubito. Non credo. Dubito neanche forte. Io, però vedremo, magari qualche soluzione un po' rivisitata, non lo so, vedremo. Niente ragazzi, per questo video è tutto, fateci sapere voi soprattutto cosa ne pensate. Raggiungiamo sti maledetti 10.000 follower su Instagram e alla prossima ragazzi.